Breve reportage oggi dal titolo Vita da Tavolinari. In occasione del weekend di mobilitazione straordinaria per la raccolta delle firme per i referendum comunali chiamati intitolati Roma si muove. Vediamo un pochino in alcune zone di Roma, ne gireremo qualcuna, questi tavoli, la gente che si ferma e i militanti che stanno organizzando questa raccolta. I militanti che stanno raccogliendo le firme per il Comitato Roma si muove per i 8 referendum comunali qui a Roma. E siamo in compagnia, ci sta appunto qui davanti a noi Marco Bernardi. Marco Bernardi, e Marco, come sta andando questa raccolta firme? Devo dire che qui il mercato della Montagnola risponde abbastanza bene, ogni giorno riusciamo a fare una cinquantina di firme che mi risulta non siano poche per un tavolino di media portata. Senti, magari in questo weekend di fine agosto, a cavallo di settembre, un po' di gente è tornata, c'è stato un incremento? Sì, sicuramente rispetto al mese di agosto va molto meglio perché la gente comunque è rientrata e poi comunque si sta spargendo anche la notizia che ci sia questa iniziativa, forse anche se i media come al solito latitano nel dichiararlo ufficialmente, comunque qualcuno già ho visto che viene al tavolo diretto perché ne ha sentito parlare. Ah, quindi già insomma qualcuno è informato, qualcuno si informa, ma si informano anche diciamo delle forze politiche che sono alle spalle? Dei radicali oppure soltanto del referendum? No, a grandi linee devo dire non hanno chiesto chi c'è come schieramento alle spalle, piacciono i quesiti, capiscono che va scelta diciamo il merito della questione, non che la matrice diciamo, quindi la gente firma discretamente senza fare grosse indagini alle spalle. Grazie Marco, buone firme. Vladimiro è qui appunto a nome dei Verdi Ecologisti che fanno parte appunto di questo comitato per la raccolta firme. Fino a questo momento che io sappia noi Verdi Ecologisti Radicali sono quelli che si danno più da fare qui per la cittadinanza, per la raccolta delle firme. Voi siete organizzati anche con altri tavoli? Sì, oggi da 3 giorni stiamo facendo il referendum day, venerdì, sabato e domenica, poi in tutta Roma ci sono tavoli dei Verdi, radicali, ecologisti e quant'altro. Hai idea più o meno di quanto siamo arrivati, visto che sono 50.000 le firme, e più o meno quante se ne sono raccolte fino adesso? Beh, abbiamo raccolto più di 20.000 firme, certo, ma molte a luglio, agosto c'è stato un calo, adesso a settembre sappiamo che ne faremo molte di tavoli, quindi dovremo arrivare a fare queste 50.000 firme. Grazie Vladimiro, buone firme, ti diamo appuntamento su liberi.tv, sul web per vedere queste e altre interviste. Grazie ancora. Al mercato Montagnola che è in compagnia della signora Manuela che è venuta a firmare appunto per i referendum comunali. Signora, lei come ha saputo di questa iniziativa? Se ne è accorta qui passando al mercato o già un pochino era informata? In un negozio qui vicino, un panificio, ho visto la pubblicità del volantino e mi hanno detto che c'era il tavolino, sono venuta subito. Ha firmato per tutti quanti i quesiti o per qualcuno? Per tutti quanti. Ho capito. Senta, lei conosce un pochino anche quali sono le forze promotrici di questo comitato, di questi referendum? Sinceramente no, infatti volevo consultare il sito per sapere appunto da dove nasce tutta questa iniziativa. Grazie alla signora Manuela. Al mercato Trionfale, oggi nella mobilitazione speciale per la raccolta firme per il referendum Roma si muove, siamo in compagnia di Umberto Croppi che è uno degli organizzatori di questo comitato. Come sta andando questa raccolta firme? Dunque c'è una risposta entusiasmante da parte dei cittadini, quando sanno, riescono a sapere che è in corso questa campagna e quando scoprono i tavolini qui raccogliamo le firme si formano code, ci sono richieste di chiarimenti, insomma c'è una grossa partecipazione. C'è un problema di informazione perché a distanza di 2 mesi dall'inizio della campagna, ne resta uno soltanto, la stampa romana non è stata molto larga di informazioni, avrebbe il dovere di farlo perché una mobilitazione così grande a Roma non c'era mai stata, quindi c'è un diritto dei cittadini di conoscere. Sono 8 referendum, 8 quesiti referendari che riguardano gli aspetti più importanti della vita cittadina. Lo statuto del comune prevede questo istituto che non era mai stato usato prima. Servono 50.000 firme da raccogliere in 3 mesi, firme autenticate, ne abbiamo 20.000, ci restano 30 giorni per raccoglierne le ulteriori 30.000. Quindi
Ne approfitto per fare un appello. Questi tre giorni, questo fine settimana, noi abbiamo definito referendum days, abbiamo 100 tavoli in giro per la città, però si può firmare tutti i giorni in tutti i municipi e informarsi nel sito www.romasimuove.it su dove ci sono i tavoli ogni giorno. Quindi noi siamo qua, cioè come si può vedere c'è la fila costantemente dei cittadini, la risposta è entusiasmante e speriamo di raggiungere le 50.000 firme per permettere a tutti gli elettori di Roma nella prossima primavera di esprimersi con il voto. Grazie Umberto Groppi, siamo anche in compagnia del presidente del municipio. Siamo presidente del municipio, questo è il municipio, è il primo, no? No, questo è il 17. Ah, il 17. Sarà accorpato con il primo se si faceva. E ci sta una riforma in corso anche in questo. Dunque, il nome? Il nome sono Antonella De Giusti e ho aderito e aderisco e aiuterò anche per la raccolta di queste firme, perché sarebbe veramente una sconfitta se questa cosa non avvenisse, e veramente chiediamo alla stampa però di parlarne un pochino di più. Io vorrei entrare nel merito anche per far capire ai cittadini che cosa vuol dire firmare per questo referendum. Meno per esempio traffico, più trasporto pubblico. Beh, noi abbiamo qui in questo municipio, che è il municipio dove c'è San Pietro, la città del Vaticano, siamo intossicati dal traffico e siamo intossicati dai bus turistici che circolano. Beh, questo è un referendum che chiede proprio di razionalizzare queste cose. Più verde, meno cemento. Beh, si sta consumando tutto l'agro romano, quando se noi ognuno denuncia le cose che ha nel proprio municipio e che non vengono utilizzate. Per esempio, noi abbiamo le caserme, ma non ci sono solo le caserme, noi abbiamo degli edifici assolutamente sottoutilizzati che, se venissero messi a reddito, a voglia quanto potremmo diminuire le tasse ai nostri cittadini. E faccio alcuni esempi solo per dirla così: l'ex sede del 20° municipio a via Sabodino, Villa Mazzanti, e poi ce ne sono altre, c'è Vicolo del Campanile, un edificio, insomma ce ne sono veramente veramente tanti, no? Poi vabbè, il mare in questo municipio non ce l'abbiamo, abbiamo il Tevere e vediamo quello che sta succedendo con le banchine del Tevere. I rifiuti zero, noi abbiamo già fatto un'iniziativa anche come municipio proprio sui rifiuti zero, e poi per esempio anche la libertà di scelta, noi non abbiamo, per esempio qui non abbiamo spazio per realizzare asili nido, ci sono delle strutture accreditate, se si potessero avere questi voucher, molte famiglie, soprattutto molte donne, potrebbero andare a lavorare serenamente, perché saprebbero dove lasciare i propri figli, perché non c'è bisogno di realizzare nuovi asili nido quando ce ne sono di accreditati meravigliosi e anche insomma sotto controllo della municipalità stessa. Quindi io credo che votare per questi 8 referendum sia molto molto importante, e dovremmo mobilitarci tutti, perché il nostro futuro non dipende dai partiti o dai politici, dipende da noi, da ogni persona. Presidente, tra le altre proposte referendarie ce n'è una sul testamento biologico, che ha visto in passato coinvolti anche alcuni presidenti di municipio a Roma. Lei come la pensa? Ah, io sono la numero uno del mio, dove ho depositato il mio testamento biologico, alla Chiesa Valdese. Non l'ho fatto nel mio municipio e vi spiego perché. Perché siccome molti si aspettano che quando si va nell'istituzione a depositare una cosa, che quella sia una cosa vera, perché è depositata al municipio, siccome se non c'è una legge nazionale quella cosa non vale, allora io non l'ho voluto fare all'interno del municipio, perché voglio incalzare i nostri politici, che sono pagati profumatamente per essere seduti in Parlamento, a fare delle scelte e avere il coraggio di governare, di dire come la pensano. Allora io ho voluto dire come la penso depositandolo e non mettendomi dietro schermi o cose insomma per al riparo, perché non volevo che si dicesse che la presidente, dove c'è San Pietro, non voleva fare questa cosa per paura del pensiero della Chiesa. Io penso che la Chiesa da me aspetti altro, io sono un amministratore, devo servire tutti e quindi anche la Chiesa quando mi chiedono delle cose eccetera, e credo però che il testamento, le firme sul testamento biologico sia veramente un progresso per la comunità,
l'ho voluto fare, quindi nessuno mi può dire che non l'ho fatto per tenermi buona la Chiesa, però non l'ho fatto perché voglio incalzare i nostri parlamentari a fare il loro dovere, e ho paura che quando noi facciamo queste cose sui territori loro si adagiano sul fatto, vabbè, intanto loro si muovono, facciamo finta che in qualche modo abbiamo preso delle decisioni vere. No, loro sono seduti lì, loro prendono stipendi profumati e devono metterci la faccia. Io ce l'ho messa e spero che lo facciano anche loro. Grazie Presidente, gli diamo appuntamento per queste altre interviste, per questo piccolo reportage sui tavolini oggi, per questa mobilitazione straordinaria su Liberi.tv. Grazie ancora. Grazie a lei. Qui al Mercato Trionfale in compagnia di Francesca Lia, consigliera del Municipio 17 per l'API. Lei ha firmato questi referendum? Sì, ho firmato, assolutamente, credo che siano delle cose fondamentali per la nostra città, quindi credo che sia importante raccogliere le firme per portare le persone poi a votare per questi referendum. Sono delle questioni fondamentali per la nostra città, tutte quante, anche assolutamente condivisibili e molto ragionevoli, quindi spero davvero che si raggiunga le firme per poi poter fare il referendum. In compagnia di Claudio, qui alla, diciamo, per vita da tavolinari, vita dura di raccolta di raccoglitori di firme, qui al mercato Trionfale. Come sta andando oggi questa giornata, che insomma è il primo giorno di settembre, forse c'è stato un rientro? Guarda, è dura ma è appagante, perché oggi è andata molto bene, penso che in un'ora e mezza abbiamo raccolto un centinaio di firme, quindi se continua così la giornata potrebbe essere molto fruttuosa, diciamo. Poi insomma si sta bene, siamo qui con Umberto Croppi, una bella giornata. Senti, tu fai parte appunto del comitato e diciamo per quale associazione? Io collaboro con l'associazione di Umberto Croppi, Una Città, che è un network di cultura urbana, e dibattiamo in genere nelle nostre riunioni dei temi cittadini, e quindi questo comitato non è che il risultato di questo tipo di attività che Umberto porta avanti da anni e anni. Questa associazione ha una sede, un sito, vogliamo dire? Sì, ha una sede che sta a Ostiense, via dei Mercati Generali, il sito è unacitta.net. Ringraziamo Claudio, grazie. Grazie a te. Al Mercato Trionfale incontriamo Elisabetta. Elisabetta che ha firmato per questa raccolta firme per il referendum. Come hai conosciuto di questa iniziativa? Come hai potuto sapere? Ti sei informato o è capitato passando hai visto un tavolino? Sì, è capitato tramite un amico radicale, facendo una passeggiata, e mi ha introdotto a questa petizione. C'è qualcuno dei quesiti, diciamo, che tu hai, cioè intanto ti voglio chiedere, hai firmato per tutti quanti oppure qualcuno sì, qualcuno no? Sì, tutti quanti. Qualcuno ti ha più interessato, pensi che sia più urgente? Beh, sicuramente, diciamo, a Roma viviamo molto il problema del traffico, la cementificazione laddove veramente non ce n'è bisogno, e insomma sugli altri sono un po' meno informata, devo dire la verità, però insomma già questi due da soli mi sembravano sufficienti per firmare. Scusami, l'ho fatto molto volentieri. Grazie Elisabetta, e se vuoi comunque informarti meglio ci sta il sito romasimuove.it. Grazie ancora. Sì, grazie, grazie a voi. Grazie. Vi diamo appuntamento su Liberi.tv per queste e le altre interviste. Ciao. Ciao, ciao. Qui al tavolino di raccolta firme al Mercato Trionfale siamo con Giorgia, che ha appena firmato. Giorgia, come hai conosciuto, diciamo, come hai saputo di questa iniziativa, passando oppure già eri un po' informata? No, avevo trovato la notizia sul web, sul sito informatico di un quotidiano, e poi appena sono passata qui davanti ho visto il banchetto, mi sono chiesta se per caso aveva a che vedere con quello, siccome avevo già pensato dentro di me che se mi ci fossi imbattuta avrei firmato, ecco, ho firmato. Giorgio, tu hai firmato per tutti i referendum o qualcuno sì e altri no? No, ho firmato per tutti perché guardando proprio sul computer avevo avuto modo di vedere tutti quanti i quesiti e mi trovavo d'accordo veramente su tutti, e quindi non ho avuto problemi su questo. Grazie Giorgia. Prego, ciao. We'll be right back.
chill of the evening. She comes walking through my dreams. Oh, long, long blonde hair. It changes even the mornings. But my, oh my, how that lady could lie. Arrivederci, in grazie bocca signora, credi cacciatore, io dico. Ah, il cacciatore sempre. Sempre, proprio. Io sono contro la caccia, sono un animalista. Io sono vegan, per cui insomma, eh? Io sono vegan, per cui... Allora, tappa, zona Quadraro, quasi diciamo Cinecittà, Giulia Agricola, per questo diciamo, piccolo reportage su questa mobilitazione straordinaria per la raccolta delle firme del comitato Roma si muove. E siamo con Quentin. Quentin, come sta andando qui in questa zona di Roma? Ma guarda, sta andando bene perché è una zona di passaggio, la gente sembra non interessata all'inizio, si legge il diplomo, ritorna e firma, quindi sta andando bene. Stanno firmando un po' per tutti o qualcuno fa distinzione per un referendum per l'altro? Io credo, senza entrare nei dettagli, che ognuno trova negli 8 punti quello che lo riguarda di più, chi è ama la natura, chi ha famiglia e vorrebbe più spazi verdi, chi è come me ciclista e vorrebbe un po' di aiuto a livello dal comune. Credo che sia tutto e il fatto anche convincente è che se riusciamo a raccogliere abbastanza firme sono obbligati diciamo almeno a proporre questo referendum, quindi speriamo bene. Grazie Quentin e buona raccolta firme. Ciao, grazie. Incontriamo qui alla Meta Giulia Agricola, una tavolinara ad hoc possiamo dire, una militante veramente insomma nota, abbastanza nota, Mina Welby. Mina, come ti trovi diciamo in questa veste di tavolinara? Ma io mi sento molto forte, specialmente quando vedo che la gente ha interesse, si ferma davanti al cartello e poi chiedono, adesso per esempio sta firmando una signora britannica che è residente a Roma e abbiamo parlato, lei sapeva della storia di Welby e abbiamo parlato del testamento biologico che lei appunto, abbiamo parlato anche del cardinale Martini, insomma le persone che incontro specialmente stamattina per esempio al mercato dove tutta la gente mi conosce perché sono del quartiere, era veramente molto molto bello e se le persone avessero portato tutti la carta d'identità o un qualsiasi documento, anche un piccolo tesserino della metro oppure dell'abbonamento per l'ATAC, anche quello vale perché c'è la fotina e con la data di nascita e questo basterebbe. Se le persone avessero portato tutto quel documento o almeno uno avremmo raccolto sicuramente 100 firme, così erano soltanto 55. Comunque insomma è stato un buon bottino possiamo dire. Sì, assolutamente sì, anche qui la gente è molto interessata, c'erano dei giovani che spero che si iscrivano nel sito perché gli ho detto di iscriversi e dare la loro collaborazione perché erano venuti apposta per filmare. E domani mattina mi troverò nei giardini Welby di fronte alla chiesa dalle 9:30 e io spero veramente di incontrare tantissime persone che sappiano già di questa cosa. Oggi io ho ancora 3 volantini, sono rimaste con 3. Ho chiesto un rinforzo ma ancora non so se riusciamo a avere qualche volantino in più. Ricordiamo per chi ci segue che i giardini Welby sono i giardini che sono antistanti alla chiesa di Don Bosco dove si svolse tra virgolette la cerimonia laica del funerale di Piero Welby ormai più di 5 anni fa perché appunto non fu accettato in chiesa in pratica per un funerale religioso, per una funzione religiosa. Esattamente. E che poi il cardinale Martini dopo un mese dopo la morte, il 21 gennaio su Sole 24 Ore ha scritto un bellissimo articolo dove lui parla veramente di tutta quanta la linea che
si dovrebbe tenere e dovrebbe tenere anche la Chiesa su questa scelta delle persone, perché nessuno può essere costretto a volere delle terapie invasive, o se le ha volute deve poter rifiutare per rinunciare. Arrivederci signora, grazie della firma. Ecco, e il cardinale già lì lo diceva e parlava non soltanto di lui, ma evocava anche altri fatti di quel periodo, altre vicende molto delicate che erano successe, e era ancora in percorso anche la vicenda di Eluana Englaro, del quale anche Pier Giorgio Velbi aveva parlato, aveva scritto e l'ha nominata in vari posti sul suo forum e sul suo blog. E io credo che questa giornata mi rende in modo particolare forte e solidale con i romani, con quelli che, anzi con i cittadini romani. Oggi qualcuno mi ha detto i romani non mi piacciono, ma io non sono romano ma sono residente a Roma. Va bene, i residenti a Roma allora. E anch'io sono residente a Roma e io amo questa città e non mi piace la città che ha tanto traffico, ma dentro agli autobus si sta stipati come il bestiame nei camion. Oppure quando so che non lontano da qui, al decimo municipio, deve essere fatto un grande complesso di abitazioni in mezzo al verde, senza servizi. Dove mettiamo i servizi? Non ci saranno. Certo, i quartieri vicini sperano che avranno i servizi anche loro, perché adesso ancora non ce li hanno. Ma io temo che tutto questo è una speculazione e basta di costruttori. Quindi si dovrebbero recuperare palazzine, mezze dislocate, disabitate, eccetera. Mare libero! Lungomuro, non c'è lungomare, i rifiuti zero, io lo sto spiegando alle persone, ma come rifiuti zero? Ho detto fino all'ultima briciola possono essere trattati i nostri rifiuti, perché possono essere fatti con procedimenti a freddo, sostanze di materiali primi che possono essere utilizzati per altre cose. Famiglie di fatto, molti sono molto contenti per le famiglie di fatto, qualcuno però non lo vuole firmare, va bene, è roba loro, fatti loro. Libertà di scelta, anche lì molte persone, sia anziani che anche giovani, pensano questo perché hanno questo problema. I registri dei testamenti biologici, anche lì la signora inglese in modo particolare era molto contenta di questo. E poi meno partitocrazia. Per risparmiare il denaro, io dico sempre, leviamo i CDA, i consigli di amministrazione, perché sono inutili, ne basta uno e con i soldi che si risparmiano si possono fare dei servizi. Ecco, io spero veramente che siano tanti a firmare e che vengano ai nostri tavoli oggi qui, fino alle 8, domani mattina alle 9 e mezza in piazza Don Bosco nei giardini Velbi, dove c'erano stati anni fa il funerale, e poi domani sera sempre di nuovo qua, oppure in fondo a questa via all'angolo dove ci sono i portici. Dipende. Possiamo dire che gli indirizzi dei tavolini si trovano sul sito romasimuove.it, anche sul gruppo Facebook, e quindi credo che li aggiorneranno insomma con date, orari e luoghi in modo più attendibile possibile. Sì, ecco, andate a vedere sul sito e veniteci a trovare, cercate di convogliare anche i vostri amici e tante persone che ancora non hanno firmato. Non girate senza le tessere, perché se trovate il tavolino poi ci manca la firma vostra. Grazie. Grazie Mina e buone firme. Buone firme a tutti, ciao.